uno stadio, tanti tifosi, un prato verde con un pallone che rotola, due squadre, due porte e una radio, ovviamente pronta a raccontarvi tutto minuto per minuto. Signore e signori, si ricomincia. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Tardini, buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri è pronto a raccontarvi il primo anticipo della prima giornata del campionato italiano di calcio edizione 2019-2020. Parma-Juventus, la vecchia signora con 8 scudetti sulle spalle prova a ripartire da Parma, la marcia trionfale, così vogliono che sia quella della squadra e i tifosi bianconeri, guarda caso proprio nella città di Giuseppe Verdi il Parma proverà a ribadire il concetto, non solo l'ottimo campionato della scorsa stagione ma anche l'ottima prova allo stadium quando era già primavera inoltrata e quando la Juve era già scudettata, finì 3-3, insomma ci aspetta una grande partita gentili ascoltatori, c'è il Tardini pieno praticamente in ogni ordine di posti, c'è un prato verde che sembra un tavolo da biliardo, il cielo è velato, la temperatura tipicamente estiva molto alta, fa veramente caldo oggi pomeriggio, questa sera è qui a Parma Maurizio Sarri che non è qui in panchina, tutti gli in bocca al lupo evidentemente al neotecnico della Juventus, al suo posto il vice Martuscello, farà discutere ovviamente la decisione di Maurizio Sarri, quella di schierare dal primo minuto Gonzalo Higuaín e di tenere in panchina invece Dybala e la linea Tardini. Prova la conclusione Cristiano Ronaldo dei 25 metri dopo aver triangolato con Gonzalo Higuaín, pallone colpito di controbalzo collo destro che è finito non distantissimo rispetto all'incrocio dei pali sinistro della porta difesa da Sepe, e la prima conclusione della Juve rispetto ai pali avversari l'ha provata Cristiano Ronaldo, giù che la scossa il cross in mezzo prima di Chiellini, allontana Bruno Alves il pallone che viene ricacciato ma sempre però all'interno della metà campo dei padroni di casa, è giocato da De Sciglio che lo allarga immediatamente sul settore di destra dove è rimasto Duca la scossa, tiene lì la palla bassa per Pjanic, si fa vedere tre linee che dira, prova il traverso di mezzo Ronaldo di testa in anticipo, sfiora la traversa CR7, gran palla di Khedira per il numero 7 della Juve, per il bomber portoghese che è arrivato e riuscito a superare il diretto avversario, a prendergli il tempo soprattutto lo spazio per incornare di testa e per direzionare la sfera verso l'incrocio dei pali più lontano, sfiorato semplicemente dalla traiettoria del campione bianconero De Sciglio che porta palla nella metà campo avversaria, inizia la sua scorribanda, sta per entrare nel rigore, il cross in mezzo, attenzione Higuaín che non controlla bene, Burma che esce, lancia Gervinho, attenzione che la freccia nera si trova adesso nel suo campo preferito, quello della velocità, prova a puntare gli avversari al vertice dell'area di rigore, entra nei 16 metri, va al cross in mezzo inglese, si gira e la parata d'istinto di Szczęsny a mezza altezza verso il palo alla sua destra, è riuscito l'estremo difensore della Juve a neutralizzare la conclusione rapidissima, dobbiamo dire, di Roberto Inglese, primo pericolo corso dalla Juve, parte il cross di Douglas Costa, Sepe con i pugni allontana al limite dell'area, si coordina e batte però Alessandro Rete, il pallone in porta, ha segnato la Juventus Giorgio Chiellini esattamente al minuto 21 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo stadio Tardini di Parma, il capitano Giorgio Chiellini segna il primo gol della Juve, segna il primo gol del campionato edizione 2019-2020, il calcio d'angolo battuto da Douglas Costa, la respinta con i pugni corta però ad opera della portiere del Parma Sepe, dal limite dell'area di rigore ha provato Alessandro a calciare un pallone che è finito tra una selva di gambe, il piede più lesto a colpire il pallone sotto porta parmense è stato proprio Giorgio Chiellini che ha spiazzato il portiere avversario, è riuscito a portare in vantaggio la Juve al minuto 21 nel corso del primo tempo, cambia quindi il parziale, dobbiamo dire che c'è stato un tocco di tacco tentato dal destro di Chiellini, poi forse sì è stato proprio Chiellini all'ultimo momento dopo il tentativo di tacco di Bonucci a colpire con l'esterno destro dal limite dell'area piccola e a spedire il pallone in porta, 22esimo nel corso del primo tempo al Tardini, la Juventus è in vantaggio per 1-0, ha segnato Giorgio Chiellini. Però attenzione al Parma, c'è un buco scoperto a sinistra, prova a sfruttarlo Inglese al limite dell'area, ancora Inglese, la palla sul destro, parte la conclusione, era sotterra la conclusione che è deviata proprio da Chiellini in corner, che rischiava di spiazzare il proprio portiere Szczęsny, ma che ha anche consentito al pallone di uscire fuori dalla traiettoria dello specchio della porta. Il punteggio premia la Juve che è avanti di un gol a zero, quello segnato da Giorgio Chiellini in mischia al 21esimo dalla cattedra di Harvard all'area di rigore delle Parma, prima Bonucci poi Chiellini, il primo a sfiorare il pallone di tacco, il secondo con l'esterno destro ad indirizzarlo alle spalle del portiere avversario, da segnalare però al 28esimo un'azione di cifra tecnica altissima
ed estetica altissima della Juventus sull'asse Pjanic, Higuain, Cristiano Ronaldo dal vertice destro dell'area piccola dopo la triangolazione col Pipita, la conclusione di CR7 che va a sfiorare il palo, la destra di Sepe a sfiorare il 2-0 e la linea al Tardini. Attenzione con Cristiano Ronaldo in area di rigore, una finta alla palla sul sinistro vertice dell'area piccola, rete! Ha segnato la Juventus, ha segnato Cristiano Ronaldo, il raddoppio bianconero al 34esimo minuto nel corso del primo tempo e questa volta CR7 non ha sbagliato la mira guardando la porta avversaria, sconcertando con una serie di finte il difensore che gli si faceva incontro allargandosi il pallone sul piede destro per concludere con un saettante rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere del Parma Luigi Sepe perdonato al 28esimo dalla conclusione dello stesso attaccante bianconero la scossa che aveva iniziato il contropiede bianconero andando a superare fisicamente un avversario, ha messo in movimento CR7 a destra, una prima finta su Bruno Alves, il pallone spostato con l'esterno verso destra e la chiusura del diagonale che ripetiamo non ha lasciato scampo al portiere avversario al 34esimo nel corso della ripresa, la Juventus a raddoppiare con CR7 che griffa. Quindi scusa Repice, Salernitana in vantaggio. Insomma Cristiano Ronaldo al 34esimo del primo tempo è riuscito a mettere in porta un pallone di grandissima precisione e potenza sfruttando la percussione centrale di Douglas Costa. C'è un esame al VAR, dobbiamo dire, per capire se la posizione di Cristiano Ronaldo magari sul tocco di Douglas Costa fosse regolare o meno. Si tratta sempre di questioni di centimetri. Sul tocco del brasiliano il portoghese se n'è andato via sul settore di destra, sembrava in linea con la difesa avversaria, vedremo se effettivamente sarà così, se sarà convalidato il gol. Si va al VAR, si va a vedere, no, calcio di punizione in favore del Parma, gol annullato, marcia indietro, non c'è stato il primo gol di Ronaldo in campionato, non c'è stato il 2-0 della Juve, Cristiano Ronaldo era evidentemente in posizione di fuorigioco sul tocco di Douglas Costa, questione veramente di millimetri e di centimetri adesso, gentili ascoltatori, non vi saprei dire onestamente, e però fatto sta che la direzione di gara, il VAR, ha deciso che questo gol andava annullato e quindi nulla di fatto. Che dire, nel cerchio centrale del campo c'è Giorgio Chiellini, solita manovra girante della Juve che ora si affida ai sapienti i piedi di Pjanic che pesca tra le linee Cristiano Ronaldo, la giravolta di quest'ultimo seguito da un avversario, serve largo Douglas Costa, entra in area, palla sul sinistro, cross in mezzo, Ronaldo con il destro di prima intenzione, il pallone che finisce alto sulla traversa della porta difesa da Luigi Sepe, una sorta di primo tempo pallavolistico quello della Juve in questo caso, con l'assistenza di Douglas Costa verso il primo palo, anticipato tutti Cristiano Ronaldo con il piattone destro ma spedito oltre la traversa delle Parma, poi Cristiano Ronaldo l'ha finta dalla distanza 16 metri sinistro, la parata in due tempi di Sepe che va con la manona destra a intercettare la saetta di Cristiano Ronaldo sotto la traversa e poi a raggiungere il pallone che vagava in area di rigore o nell'area dell'area di rigore e del Parma, Alessandro centralmente, Ronaldo in area, Ronaldo se ne va, sinistro e la parata a terra è quella di Luigi Sepe, ancora una volta Cristiano Ronaldo è andato via alla sua maniera lasciando sul posto gli avversari, sul primo scatto Cristiano Ronaldo sembra veramente quello dei tempi migliori, imprendibile nonostante l'inizio stagione, la sua conclusione con il sinistro però fin troppo morbida e centrale il raso terra per l'intervento non particolarmente difficoltoso di Sepe che gli ha negato la gioia del raddoppio. Calcio di punizione in favore del Parma, ammonito Pjanic, Hernani alla rincorsa a 30 metri di distanza dalla porta di Szczęsny, parte il destro violento che finisce sul fondo, anche se Szczęsny sembrava essere in grado di poter respingere il pallone semmai fosse stato indirizzato all'interno dello specchio della porta, ma conclusione violentissima da parte del numero 10 del Parma. 50 minuti e 45 secondi, mancano 15 secondi al termine della partita, Matuidi che si complica la vita, Caramo che lo insegue, i due in lotta, alla fine alla meglio Alessandro, il pallone per Pjanic centralmente e poi sul settore di destra dove si fa vedere De Sciglio, 51esimo che sta per scoccare, lo fa in questo momento, è finita la partita, ha vinto la Juventus all'esordio del campionato al Tardini per 1-0 con la rete di Giorgio Chiellini al 21esimo del primo tempo. Abbiamo detto, gentili ascoltatori, è stata una partita molto combattuta se non spettacolare dal punto di vista tecnico, è ovvio che il lavoro dei due allenatori, in particolare quello di Maurizio Sarri, ai quali rinnoviamo ovviamente i nostri in bocca al lupo per un pronto rientro sulla panchina dei campioni d'Italia, lavoro dei due allenatori che evidentemente deve ancora vedersi perché siamo solo all'inizio, eppure combattutissima dal punto di vista agonistico per questa sfida tra il Parma e la Juventus, alla fine ha avuto la meglio la squadra campione d'Italia imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Giorgio.
Giorgio Chiellini al 21esimo del primo tempo, un Parma battagliero, un Parma che non ha costruito grandi opportunità ma che ha messo sempre potenzialmente a rischio la difesa avversaria, un Parma che ha chiuso in attacco la sfida ma che ha dovuto, come dire, cedere il passo, una formazione più esperta che ha ruotato e molto i suoi giocatori specialmente sul fronte offensivo. Bene nel primo tempo la Juve, in particolare sull'asse Pjanic, migliore dei suoi, Cristiano Ronaldo, Higuain, la rete del raddoppio che è stata annullata dopo un lunga esame della VAR proprio a CR7 con un diagonale sul lancio di Douglas Costa, e poi il secondo tempo con poche opportunità, con due conclusioni sempre di Cristiano Ronaldo, con gli interventi decisivi di Sepe, così come decisivo nel primo tempo era stato Wojciech Szczęsny su Roberto Inglese. Fanno festa i giocatori della Juve sotto la sponda di stadio occupata dai colori bianconeri, fanno festa e hanno pienamente ragione di farlo i giocatori del Parma, che vanno a ringraziare il loro pubblico dalla parte opposta. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione Andrea Neri, Francesco Repice, nel ribadirvi che nel primo anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A edizione 2019-2020 la Juventus ha battuto al Tardini il Parma per 1-0 grazie alla rete di Giorgio Chiellini. Augura a tutti gli ascoltatori un buon proseguimento di serata.